verbo di Arrigo Sacchi non giunge più nitidamente ai giocatori del Milan. Un'estrema e forse errata sintesi giornalistica indica in Van Basten il portavoce di qualcosa che scricchiola. Da una parte l'eccezionalità, la classe cristallina, dall'altra l'umiltà che predica fatica e sudore per ottenere risultati. Ma se anche la linea Fusignano-Amsterdam è disturbata, ciò non basta a spiegare il momentaccio di una squadra che fino a poco tempo fa ha vinto e divertito. Il periodo no dei rossoneri, privi di Costa Curta, Galli, Ancelotti, Donadoni e Gullit, prosegue contro l'Atalanta, che a sua volta deve rinunciare a Stromberg e Nicolini. Il diavolo non è quello dei tempi migliori, ma sia pure in modo disordinato confeziona diverse palle gol e va precisato che viene punito al di là dei propri demeriti. Dopo diversi tentativi infruttuosi, Van Basten cambia scarpe, collauda immediatamente il nuovo paio e poi offre a Massaro la possibilità di andare in gol, provvidenziale salvataggio di contratto. Si intuisce presto che per il Milan non è giornata. L'unica replica atalantina nel primo tempo è affidata a De Vahir, sempre pericoloso come del resto Caniglia. In apertura di ripresa proprio il tandem d'attacco della formazione di Giorgi provoca il grande freddo per i tifosi milanisti. Punto e assist dell'argentino per Evair che fa centro. L'orgoglio del Milan si spegne su Ferron. Il portiere atalantino sfodera un repertorio completo opponendosi alle conclusioni di Rijkaard, di Massaro e dello stesso Van Basten. Quando gli astri sono contrari non riescono neppure le cose più semplici. Finisce 1-0 per l'Atalanta con Giorgi che gusta il primo successo esterno della sua squadra e Sacchi che non avanza alibi. Fra i fischi del pubblico saluta lo scudetto, cerca il suo vero Milan e spera di portarlo con sé a Marsiglia. Giorgi, questa vittoria dell'Atalanta rischia di essere oscurata dalla crisi del Milan? No, sono sempre due punti per noi che fanno bene alla nostra classifica, fanno bene ad una prestazione sicuramente valida e fanno bene anche al morale perché dobbiamo incrociare ancora qui a San Siro questa Inter in grande spolvero. Questo pacchetto centrale senza Nicolini e Stromberg ha perso sicuramente in classe ma ha acquistato in fase di interdizione. Ma noi dobbiamo modulare nei momenti in cui abbiamo problemi e quindi intelligentemente non possiamo dormire troppo su quello che poteva essere e non è stato. Abbiamo cercato di occupare nuove dimensioni e con un discreto successo. Sacchi, per il Milan si tratta di un periodo nero oppure della fine di uno splendido ciclo? Ma si tratta sicuramente di un periodo nero, io spero che non sia la fine di uno splendido ciclo, in ogni caso quello che è certo è un periodo nero. Si parla di sapori fra lei e qualche giocatore, è fantacalcio o realtà? No, questo non è mai esistito nel Milan, quindi poi sai, è abituale che quando una squadra non vince i giocatori non conducano una vita professionalmente giusta oppure vi sono delle tensioni fra l'allenatore, ma da noi non sono mai successe queste cose. La sconfitta interna con l'Atalanta è un KO definitivo oppure il Milan riuscirà a rialzarsi sul ring di Marsiglia mercoledì? Beh, per il campionato io credo che sia un KO definitivo, anche se noi, ripeto, per rispetto a queste 70, 80, 90 mila persone che frequentano abitualmente San Siro dovremmo sempre onorare tutti gli impegni, e per Marsiglia non è un buon viatico, però se mi rammento bene, quando abbiamo giocato la precedente partita del Marsiglia, giocammo col Napoli, vincemmo 4-1 e quello sembrava un ottimo viatico. E a volte può succedere proprio l'incontrario. Il caso Sacchi Van Basten è proprio chiuso? Sì, per me è chiuso, quindi non c'è assolutamente qualcosa. Abbiamo parlato settimana fa e adesso tutti abbiamo chiusi, no? Siamo positivi, quindi... Quindi non ha influito quello oggi? No, purtroppo abbiamo perso oggi, però questo non è il caso. Frank Rijkaard, cosa vi siete detti negli spogliatoi? Dopo la partita? Sì. Niente. È un po' poco niente? No, eravamo tutti zitti, un po' deluso, così. Ma c'è ancora voglia di reagire in questo Milan? Sì, finire questa giornata storta e poi domani dobbiamo ritrovare la voglia di reagire, sì.